Un centinaio di opere in esposizione, una grande opportunità per conoscere e mostrare le tendenze dell'arte contemporanea italiana. È la prima mostra dell'arte accessibile a Puntala, firmata Orler Affordable Art Point. Una location prestigiosa, le Gallerie d'Arte Orler, Fronte Porto e in Piazzetta Luna Rossa, che per la prima volta si aprono all'arte emergente ed accessibile, condividendo la filosofia di Affordable Art Point. Con questa mostra che riunisce tematiche diverse, innumerevoli stili e tecniche e la sperimentazione di nuovi materiali come espressione del vasto panorama dell'arte di oggi. Io sono Edoardo Stramacchia, sono un pittore di Brescia e per la prima volta partecipo a un evento della Orler. Allora, Edoardo, incuriosisce più che altro, non sono molto emozionato perché sono 40 anni che lavoro, per cui l'emozione ormai è andata a farsi benedire. Edoardo Stramacchia in realtà fa parte delle nostre scuderie, quindi noi siamo andati a pescare artisti, bene o male che ancora non fanno parte di Affordable, però ci fa piacere perché è una mostra ovviamente gratuita. Però Edoardo Stramacchia, signori, lo potete trovare tranquillamente all'interno del nostro sito affordableartpoint.com, basta digitare Stramacchia e viene fuori la sua biografia, le opere. Però Edoardo, andiamo a vedere Enrico, eccolo qua, quadro a parete centrale, Edoardo Stramacchia, vi ricordo di entrare all'interno del nostro sito. Edoardo, come si arriva ad un'opera così? Beh, attraverso tutta una serie di esperienze, perché io parto dal concettuale degli anni 70, pian pianino ho avuto anche delle crisi, fino a che ho visto nell'84 una mostra sulla pop art americana, i graffitisti soprattutto americani, portati in Italia dalla Francesca Linovi. La critica che poi è morta in modo misterioso era l'amante di Barilli. E ho avuto un flash perché ho detto, ma probabilmente con la pop art riesco a dire ancora qualcosa, perché ero arrivato a un punto che ero un po' disorientato. E allora ho cercato una via mia personale, per cui adesso utilizzo i fumetti banalissimi della Walt Disney, del Paperino, Topolino, taglio le vignette, le incollo in sequenza. E all'inizio davano il titolo racconto, che non raccontavano niente naturalmente, e poi cancello la parte letteraria e la parte figurata, creando queste forme. Sopra queste forme poi metto in primo piano un personaggio che è presente nella vignetta, ma naturalmente andrebbe cercato se uno lo cerca. E per cui qui per esempio c'è un Pippo che ha varie forme, e il titolo Caos perché siamo in una fase di disorientamento totale. Politico, storico, per cui sono in una fase di caos. Perfetto, allora Edoardo Stramacchia, oltre ad essere un bravissimo artista, anche compositore, perché le sue opere sono in perfetta armonia, vi invito a trovarlo appunto nel nostro sito, è anche un artista concettuale, dietro ogni suo... Esatto. Edoardo, io ti invito negli studi, ti voglio intervistare in diretta. Grazie dalle Gallerie Orler, Alessandro Bardeschi, Edoardo Stramacchia. Grazie Edoardo, grazie.